Matti in serie. Eccoci, salve a tutti. Bentornati a Matti in serie. Aspetta che non capisco perché, ma il microfono della regia si sta rivoltando contro di me. Eccoci, vai. Ciao Lara. Ciao. Allora, eccoci, bentornati. È giugno, è finalmente giugno, quindi è iniziata l'estate. Anche se in realtà l'estate tecnicamente, da un punto di vista astronomico, inizia il 21 giugno. Però nessuno di noi la percepisce così, no? Che dici, Lara? In teoria no, perché è giugno, però quest'anno non la sento, diciamo così. Quindi Io non sono ancora andata al mare. Non sono ancora andata al mare, cosa di cui vado molto fiera, perché quest'anno mi è proprio presa male, cioè proprio il pensiero di dire ok, inizio ad andare al mare a fine maggio e poi ci devo andare fino a settembre, non lo so. E quindi non sono ancora andata al mare, non ci andrò nemmeno questo weekend, perché questo weekend sono a un trekking di domenica e sabato altre cose, quindi probabilmente neanche questo weekend. Continua a proprio rifiutare questa cosa. Vabbè, non andare al mare, figlio, mai. Poi non è che sei obbligata poi ad andarci per sempre, No, è vero. Ma dopo iniziano ad esserci poche cose da fare. Poi io ho caldo, voglio buttarmi in acqua. Cioè, dopo diventa un bisogno. Finché non è tipo un bisogno. Vabbè. No, in realtà settimana prossima mi prendo qualche... Non proprio ferie, le ferie sono un'altra cosa. Però mi prendo qualche ora libera durante la settimana. Forse riesco a infilarci 2 ore di mare. Vabbè, comunque, detto questo. Detto questo, giugno, oltre a essere l'inizio dell'estate, è anche il mese del Pride, che viene osservato, diciamo, in tutto il mondo. Perché giugno? Perché giugno è quando ci furono i moti di Stonewall, che diedero inizio poi a tutti i movimenti a favore delle persone gay, lesbiche e trans negli Stati Uniti e poi in giro per il mondo, e che appunto viene poi ricordato celebrando il Pride, cioè proprio le manifestazioni del Pride, le Pride Parades. In Italia poi in realtà è interessante perché il Pride si spalma, perché... Vabbè, poi credo in tutto il mondo sia così, però da noi ogni regione c'è il suo Pride, a volte anche le città, tipo in Lombardia non c'è un unico Pride, c'è per esempio il Pride di Bergamo, c'è il Pride di Milano, ce ne sono vari. Il Pride più importante forse d'Italia è Roma, quello nazionale ufficiale, ma non sono sicura al 100%. In Toscana si sposta, va da una città all'altra, c'è appunto questa organizzazione del Toscana Pride che ogni anno decide una città che farà da ospite, e quest'anno sarà la nostra Lucca, molto orgoglio, che però non ha ancora annunciato la data, quindi siamo qui che aspettiamo. Probabilmente sarà più in là. Questo per dire che appunto col fatto che poi ci sono tanti Pride non sono tutti a giugno, perché sennò a giugno si sovrapporrebbero tutti. E invece, almeno da noi in Italia, i primi Pride partono a giugno e si arriva fino a settembre inoltrato. Va bene, e quindi di cosa parliamo? Ma ci sarà verso luglio a Lucca? Forse addirittura settembre, ho sentito dire, per avere più tempo per organizzarlo, perché credo che insomma stiamo ancora organizzare tanto. Poi Lucca, sono molto contenta che lo faccia a Lucca, a parte che è la nostra provincia, ma poi Lucca ha una storia di estrema destra, è famoso per essere una città comunque con legami forti con l'estrema destra, e quindi insomma ha un bel significato fare il Pride a Lucca, però non credo sia il posto più comodo al mondo dove far passare una grossa manifestazione. Stavo pensando, me lo stavo visualizzando, sai? Vabbè. Perché appunto è una città medievale di stradine, e quindi secondo me potranno prendersi un po' di tempo in più anche per capire la logistica. Forse la cosa più sensata è farlo passare dalle mura. Sulle mura? Che bellino, sotto gli alberi. L'anno scorso era Firenze a luglio, c'erano 461 gradi. Forse anche settembre è una buona scelta, sarebbe una buona scelta. Sì. E la cosa interessante è che è stata che l'anno scorso era a luglio a Firenze, che appunto è una delle città penso più calde d'Italia. Forse no, ma la percezione è quella. Ma è una delle più calde, sì.
E quindi la probabilità di decedere, di morire nel corso della manifestazione era alta, e questo gli organizzatori lo sapevano, e quindi avevano preso una serie di accortezze veramente geniali. Una è stata ovviamente vabbè, farlo partire tardi, nel senso non siamo partiti a mezzogiorno, siamo partiti nel tardo pomeriggio, e poi invece di fare un percorso tradizionale, infatti non capivamo, ma che percorso ci fanno fare? Ce l'hanno fatto passare per tutti i viottoli e quindi eri sempre all'ombra. Lì c'era del genio, secondo me. Forse voluto, forse casuale, non lo Chi lo sa, chi lo sa. Forse un fortuito caso, non lo sapremo mai. No, vabbè, lo sapremo se qualcuno di noi incontra gli organizzatori. Poi quest'anno col fatto che adesso chi ci ascolta forse lo sa, l'avremmo sicuramente già detto, qui alla Casa dei Diritti, dove c'è la sede della radio, c'è anche lo sportello LGBTQ, dove lavoriamo sia io che la Lara, ed è uno di due, credo, sportelli LGBTQ della provincia di Lucca. E quindi io credo che questo ci insigne di una certa responsabilità. Io vorrei fare il carro al Pride quest'anno. E col fatto che poi siamo lo sportello LGBTQ di Viareggio, vorrei anche una roba, insomma, con un po' di, non lo so, maschere di cartapesta, insomma, un po' di viareggianità. Non sapevo che l'avessi detto. Sì, voglio Un creare carro scompiglio. di carta per Devi Lucca. Sì. Chiaramente, molto, molto significativo per un No, no, viareggino vabbè, certo. fare queste cose, occupare Lucca con la propria viareggianità, perché c'è una storica rivalità, perché loro ci mandavano i detenuti. Vabbè, un po' l'Australia di Lucca, noi. Comunque, invece, parlando di cose serie, oggi volevamo parlare di una certa tipologia di disagio psicologico che colpisce molto le persone LGBTQ. Di cosa parliamo, Lara? I minority stress, che è quello stress, disagio, problemi che colpiscono parti della popolazione che sono minoranze. Esatto, quindi in realtà non riguarda solo le persone LGBT. No. Riguarda per esempio anche gli immigrati stranieri in un paese, può riguardare anche le persone con disabilità, può riguardare tantissime persone. Però è, diciamo, se uno è cioè un terapeuta come io, come la Lara che è effettivamente una psicoterapeuta, e io che sono una psicoterapeuta in formazione, comunque uno psicologo, una persona che si occupa della salute mentale delle persone, se prende in carico un paziente LGBTQ, deve tener conto che il minority stress è un fattore che gioca nel suo benessere psicologico. E co di cosa si parla quando si parla di minority stress? È lo stress appunto della minoranza, che vuol dire che le persone che appartengono a una minoranza sono sottoposti a livelli di stress continuo e ripetuto che le persone che non sono parte di una minoranza non conoscono. E quindi, per esempio, cosa vuol dire minority stress? Cioè, vuol dire, per esempio, la paura di subire discriminazione, perché magari si è subita in passato, l'eccessiva vigilanza nell'anticipare i fattori esterni, quindi appunto, vabbè, facciamo esempi semplici, però. Non lo so, un nuovo posto di lavoro che fai, riveli la tua sessualità, ti senti al sicuro con queste persone che stai conoscendo adesso, oppure anche piccole cose, nel senso sai che magari in certi contesti è più probabile incontrare discriminazione, magari che ne so, sei un uomo all'interno di certi sport, oppure con persone più anziane e quindi sei particolarmente sull'attenti, no? In tutta una serie di contesti. E poi c'è anche il minority stress porta anche all'internalizzazione, bella parola, di certi stereotipi negativi, tipo appunto omofobia interiorizzata, no, Lara? E quindi tutte queste sono cose che una persona che appartiene alla comunità LGBT si trova ad affrontare. In aggiunta ad altri eventuali. Sì. In aggiunta a numerose altre appunto cose che gli possono succedere. Però appunto questa cosa, la particolarità è lo stress, la continuità dello stress, no? Il fatto che è una cosa di cui devi sempre stare attento, se sei sempre allerta,
Non è una cosa. Sì, c'è sempre un eccessivo livello di vigilanza che è più alto, no? E quindi porta comunque a effetti a essere sempre e comunque mai rilassato. Mm-hmm. Sempre sì. In ansia, sempre con la paura di. Mm-hmm. In da Italia... parte degli altri, anche quando magari non c'è in realtà un reale pericolo, anche quando non c'è, mm-hmm. si ha paura che ci sia. Sì, esatto. Cioè, questa cosa proprio di stare continuamente allerta, come, oddio, dov'è il leone? Cioè, per il nostro corpo è questa cosa qui, no? Quando noi abbiamo sempre livelli di arousal alti, il cortisolo alto, eccetera, perché abbiamo sempre paura di una minaccia e per queste persone, chiaramente, questa minaccia è molto reale. In particolare, in Italia c'è uno psicanalista di nome Vittorio Lingiardi, spero di aver azzeccato il nome di battesimo, sicuramente si chiama Lingiardi di cognome, che si è occupato molto di, della comunità LGBTQ, lui stesso è omosessuale e ha anche scritto appunto dei libri sulla cura del paziente omosessuale e ha parlato a lungo di minority stress. Lui definisce il minority stress attraverso tre dimensioni: le esperienze vissute, lo stigma percepito e l'omofobia interiorizzata. Le esperienze vissute indicano reali istanze di discriminazione subite all'individuo, quindi appunto cose che sono successe veramente, quindi immaginiamoci un ragazzino, un uomo, un giovane uomo gay, magari da ragazzino è stato preso in giro a scuola, esperienze realmente vissute, oppure è stato discriminato dalla famiglia. Poi c'è lo stigma percepito, che è il livello di vigilanza relativo alla paura di essere identificati come gay o lesbica, e il timore del rifiuto sociale legato a questa cosa, no? Lo stigma percepito ovviamente c'ha un... Mentre appunto le esperienze vissute sono soggettive, nel senso possono succedere anche un po' in qualsiasi contesto, sono legate al vissuto della persona. Lo stigma percepito c'ha una forte influenza che viene dalla società in cui il ragazzo o la ragazza si trova, in cui la persona si trova. Chiaramente nel nostro paese lo stigma percepito è più alto rispetto a altri paesi, perché c'è una parte di politica, per esempio, che parla apertamente contro i diritti delle persone omosessuali, per esempio, o ancora di più i diritti delle persone transessuali. C'è il Papa che dice c'è troppa frociaggine nei seminari. Che va bene, nel senso il Papa, ragazzi, che dobbiamo parlare. Però, nel senso, c'è un discorso pubblico che non è rassicurante. Sì, non l'ho per niente. No. Poi in realtà questa cosa, adesso aperta e chiusa parentesi, però è interessante anche il discorso della religione, è interessante quando si parla di persone omosessuali o transessuali, perché una persona può avere una religione, può credere in Dio, può essere cristiana o musulmana o... E però poi lì ancora di più, no? Perché nel senso stiamo parlando di stigma percepito all'interno della società, lo stigma percepito all'interno della tua religione, se sei appunto cristiano, musulmano, ebreo, è ancora più forte, no? È molto difficile conciliare l'appartenenza a una religione monoteista in particolare e l'essere appunto non etero o non cisgender. Quindi lo stigma percepito è ancora più alto il terzo fattore, quello appunto di Lingiardi, che è l'omofobia interiorizzata. Che poi a livelli altissimi può portare anche a autostima molto bassa, perdita di autoefficacia, sintomi depressivi, ansia. Certo, sì sì, perché comunque è un sintomo, ci sono questi sintomi, questo senso di svalutazione verso il sé, che... in qualsiasi individuo si può presentare per numerosi motivi. Cioè io e la Lara lavoriamo con gli adolescenti, quanti ci arrivano gli adolescenti che si svalutano perché magari prendono 6 ai compiti quando il compagno prende 9. Però diciamo che quando si parla di omofobia interiorizzata è molto più pesante, perché è una cosa proprio del tessuto della persona e la persona non ci può fare niente.
Gli studi dimostrano che lo stress continuo e cumulativo subito dalle persone LGBTQ può portare ad un maggiore rischio di abuso di sostanze, depressione, ansia, autolesionismo e suicidio, appunto. Tra io mi sto autocitando in questo momento perché io ho aperta davanti la mia tesina. La mia tesina questa. Io ho scritto una tesina del primo anno di psicoterapia sulla cura delle persone LGBTQ, dove ho citato ampiamente ovviamente Ringiardi, perché ha scritto un libro importante su questo tema in Italia. E quindi ora ce l'ho sotto mano, posso guardarmi le mie cosine su questa cosa qui. Però sì, appunto, sicuramente c'è questo. E l'omofobia interiorizzata è complicata perché a volte è complicato riconoscerla, a volte dopo si riversa sugli altri, cioè può capitare, per esempio, che una persona, appunto, un uomo gay, magari che una forte omofobia interiorizzata, poi ha difficoltà a trovare partner perché, come ho detto te stesso, ha un certo disprezzo verso gli altri uomini gay. Quindi sono tutti, appunto, difficoltà in più che si impilano. E il minority stress ovviamente può rendere più difficile anche andare da uno psicologo, da uno psicoterapeuta, proprio perché non ci si fida e si ha paura poi di trovare una persona discriminante davanti. E questa paura è giustificata, Lara, vero? Ci può essere, così, se si spera di no, ma... Purtroppo questa paura è abbastanza giustificata, perché comunque bisogna tenere conto del fatto che l'omosessualità è stata tolta una volta per tutte dalla lista delle malattie mentali del OMS nel 90, 5 giorni prima della mia nascita, il 17 maggio del 90, quindi 34 anni fa. 34 anni fa, benché sembrano tanti perché io mi sento una vecchia, in realtà non sono così tanti, perché vuol dire che ci sono psicologi e psichiatri che tutt'oggi praticano la professione, che ai tempi già lavoravano. E quindi, benché, cioè, non è che da un giorno all'altro, il giorno prima, gli omosessuali erano considerati malati e il giorno dopo non lo erano più. Non è che il 17 maggio del 90, oh, cambiamo tutto. In realtà è stato un percorso lungo, prima hanno tolto l'omosessualità egosintonica, poi quella egodistonica. Però comunque ci rendiamo conto che chi magari lavora, ai tempi già lavorava come psicologo, è diventato psicologo in una realtà culturale diversa. Diversa. E quindi ci sta che alcune persone non siano informate, non siano preparate. Io ho partecipato 2 anni fa a un seminario proprio sull'LGBTQ per gli psicologi, c'era anche una mia professoressa, per questo professore. E questa professoressa era tutta contenta, faceva: ah sì, queste cose sono veramente importanti che ci state dicendo, dopo che questi avevano spiegato l'acronimo LGBTQIA, perché è un po' la base, via. Però sicuramente lei, infatti, grandissima donna, la stimo tantissimo, è una persona che vuole imparare, cioè, benché sia una persona molto avanti nella sua carriera, non è che si adagia sugli allori e dice vabbè, quel che so va bene così. Cioè, lei è una persona che chiaramente si sta spingendo nell'imparare anche le cose che non sa, però chissà quante persone invece non sono aperte ad imparare. Poi, considerando anche che la psicologia a volte è molto rigida, cioè molta della psicologia si basa sul sesso, detta proprio chiaramente, cioè il nostro amico Freud, Lara. Mamma mia, mamma mia. E quindi, visto che appunto in realtà... la base della psicologia è legata anche a come si fa il sesso nel modo giusto o sbagliato, in un certo senso, nel senso la sessualità perversa, la sessualità sana, la sessualità repressa, eccetera. Quando ti trovi davanti a una persona omosessuale, o ancora peggio, appunto, una persona transgender che invece vuole proprio fare un cambiamento, e lì è ancora più complicato, perché lì c'è una diagnosi che è di disforia di genere, però non è che la disforia di genere vuol dire no, ti faccio tornare al sesso di nascita, vuol dire ti accompagno nel percorso per arrivare al genere che desideri. Però appunto ci sono tutte delle sovrastrutture cliniche e teoriche che possono irrigidire un professionista, e quindi ci sta che una persona poi abbia paura, no? Quando si trova davanti a uno psicologo, ma anche davanti a un medico a volte, nel senso, non deve nemmeno essere un psicologo. Sì, anche secondo me. Vale per entrambi.
Però, vabbè, nel senso, sono cose che adesso sempre, sempre di più ovviamente sono incluse negli studi, nel senso, io per esempio nella mia scuola di psicoterapia il primo anno abbiamo avuto una lezione di 2 giorni su appunto il lavoro con i pazienti LGBTQ. Quindi sono cose che ora sono sempre più prese in considerazione, oltre a fare appunto l'ordine, avevo organizzato questo seminario di cui parlavo, quindi gli ordini sono attivi, tutto quanto sono attivi. Basta un po' di buona volontà da parte professionista alla fine. Ok. Non lo so, visto che siamo matti in serie, se In pensiamo quale di... serie TV si Beh. vede? Si Sì. vedono esempi in tutte, più o meno, quelle. Sì. Cioè, in Ad tante serie si esempio, vede... vai, dimmi. esatto, mi viene in mente Eric di... Vero Eric, Sex sì. Education. Sì. Che lui ha, secondo me, minority stress dovuto a eventi effettivamente che effettivamente succedono, quindi discriminazioni che effettivamente lui subisce dall'esterno, dalla scuola, Poi c'è quell'episodio, non so, mi ricordo che succede forse quando lui esce per una festa, vero? Se non mi ricordo male. Può Poco darsi, tempo fa devi lo darmi più scrisse. informazioni. Cosa succede? Sì, che lui viene, non so se viene aggredito fuori da scuola o Ah, mentre va a una festa, non ok. me lo ricordo. E anche all'interno del contesto familiare. Sì. Un po'. Sì, è molto interessante questa parte, infatti, del percorso di Eric, che proprio nell'ultima stagione si vede che la sua chiesa, che è appunto una parte molto importante dell'identità della sua, cioè dell'identità della sua famiglia, ma anche la sua chiesa non lo riconosce, cioè non dà spazio a lui come uomo gay. E quindi questo poi lo spinge un po', tipo, dopo, credo che, se non sbaglio, alla fine dell'ultima stagione di Sex Education, lui sta valutando la possibilità di diventare lui stesso un pastore, appunto protestante, di una chiesa, per fare una sua chiesa, diciamo, cioè, non una sua chiesa, questo vuol dire un'altra cosa, però nel senso fare una sua congregazione, ecco, Una sua, esatto, sì, dove invece, congregazione. esatto, dove invece le persone gay e lesbiche e trans e tutto quanto fossero accolte. Quindi sì, buon Sì, esempio. finisce la sua, sì, il suo percorso, la sua storia qui, finisce così ed è Ci un sta. buon E finale per lui. invece parlando di omofobia interiorizzata mi è venuto in mente un esempio stupidissimo, non so se te lo ricordi. C'è un personaggio di Buffy, l'ammazzavampiri, che è tipo un Baffi. bullo cattivissimo che si chiama Larry e va a scuola con loro al Sunnydale High. E all'inizio è appunto è un bullo, tratta male tutti, eccetera. E poi dopo viene fuori che in realtà fa così per compensare il fatto che lui si rende conto di essere omosessuale. E quindi è proprio una forte tipo di omofobia interiorizzata che in realtà poi si riversa fuori, cioè non riesce a mettere nemmeno a se stesso questa cosa. E quindi se la prende con gli altri, accusa gli altri di essere gay. Se non sbaglio, Xander se la prende con Xander o qualcosa del Non genere. me la ricordavo, cioè ho cercato la faccia e visivamente me lo ricordo, ma non mi ricordo, ma se l'hai visto recentemente? Sì, l'ho visto, in realtà l'ho visto 5 anni fa, però sì, me lo ricordo abbastanza bene. Sì. Non mi ricordavo questa svolta. Sì. E addirittura poverino alla fine muore durante tipo una delle grandi stragi che succedono Sì, ma è al liceo una di delle grandi battaglie di Sunnydale. Baffi. Mamma mia. Sì. La bocca dell'inferno. Che ricordi? Eh sì, va bene, insomma, io direi che abbiamo dato qualche spunto di riflessione anche questa volta sullo stress che comporta essere una minoranza. Noi ovviamente abbiamo fatto l'esempio degli LGBTQ perché siamo partiti dal Pride Month, però questa cosa vale anche per le persone appunto disabili, immigrate, tantissime minoranze e ovviamente poi ogni volta è un po' diverso in base a quello di cui stiamo parlando, nel senso che fare un esempio, se un immigrato, magari un immigrato di colore in Italia,
c'hai in più che non ha una persona LGBTQ mediamente, che subisci delle discriminazioni basate sulla pelle, quindi sono immediate, cioè non devi nemmeno decidere se dire a qualcuno che sei parte di una minoranza, sei chiaramente tipo proprio visivamente parte di una minoranza, e quindi il senso di minaccia è molto più alto, no? Perché le possibilità di scegliere come presentarsi non ci sono. Però magari non subisci, per esempio, la discriminazione familiare, che sono una cosa che possono subire le persone omosessuali o trans, quindi pro e contro. Sì, cambiano alcune dinamiche. Sì, e quindi anche questo è un discorso interessante da tenere a mente quando si parla di minority stress. Va bene, allora, detto questo, io direi che ci possiamo salutare. Senti la settimana prossima. Forse la Lara tornerà in studio, forse no, lo scopriremo la settimana prossima. Ciao a tutti. Ciao.